Ciao mondo, benvenuto a bordo della Royal Enfield Himalayan. Una moto nuda e cruda studiata per l'avventura. Il quadro strumenti è molto ben leggibile. Abbiamo l'indicatore di velocità, l'indicatore di marcia, abbiamo una bussola e nella nuova versione c'è anche l'orologio che diventa un navigatore turn by turn, curva dopo curva, basato su mappe Google, a partire da 4.900 euro. Monocilindrico quattro tempi, raffreddato aria olio, con una cilindrata di 411 cc, 24 cavalli a 6.500 giri. Una moto facile da guidare, una moto che quando ci sali su e parti ti dà l'idea di non offrirti un comfort da grand tourer, ma di darti la possibilità di arrivare ovunque. 33 Nm a 4.000 giri, con un peso di 191 kg in ordine di marcia. Già in questa frenata però devo dire che il freno anteriore manca un po' di mordente, ma proviamolo dopo, diamogli fiducia per ora. Il motore scalda, scalda veramente tanto, abbastanza maneggevole ma non troppo. Ha un leggero on-off, confermo, il freno davanti avrebbe bisogno di un po' più di mordente. Bisogna prenderci la mano e prendere le cose con calma. Soprattutto bisogna aiutarsi col freno posteriore. Anche l'Himalaya riprende molto bene a bassi giri. Seppur questa è una Royal Enfield, devo dire che le vibrazioni non sono così fastidiose, si fanno sentire certo, molto di più nel fondo schiena piuttosto che nelle mani e nei piedi. Vediamo se riusciamo a tirarla un po'. Non è sicuramente una moto a cui piace essere tirata per il collo. Scende tranquillamente in piega. Devo dire che l'avantreno non mi ritorna un feedback molto preciso. Anche il freno anteriore non ti dà quella sensazione di capire la modularità del freno che stai usando. Che tu lo sfiori o che tu lo sprema, la resistenza che dà è sempre la stessa. La tenuta è decisamente ottima. Mi piace veramente tanto questa colorazione camo verde. Diciamo che qualche cavallo in più non gli farebbe sicuramente male, ma nel misto veramente io ho bisogno di più freno nell'anteriore, devo aiutarlo veramente tanto con il posteriore. Vediamo la guida in piedi, tocco con il tacco la marmitta, speriamo di non aver rovinato le scarpe. In piedi si guida abbastanza bene, non è la regina della maneggevolezza, ma si fa guidare in modo godurioso. Diciamo che io la vedo come una moto per poter essere caricata come un mulo, per viaggi molto molto lenti. È una moto meccanicamente semplice, quindi ovunque tu ti trovi nel mondo molto probabilmente qualcuno che ci sa mettere le mani sopra lo trovi, ma addirittura magari con un corso se non sei esperto, secondo me qua ti arrangi da solo. Diciamo che secondo me la sua velocità di crociera è sugli 80 all'ora. Qua il termometro segna 39 gradi. Fa caldino oggi, eh? Allora mondo, ti consiglio questa Royal Enfield Himalayan? Sì, te la consiglio perché costa poco, perché la puoi caricare come un mulo, perché dà senso di robustezza. Non è troppo impegnativa, ma non è semplice da guidare. Attento al freno, non ha un grosso mordente, e attento anche alla sua ciclistica che non ti permette una grandissima maneggevolezza. È una moto per viaggi lenti ed avventurosi. Se vuoi fare viaggi in fuoristrada, te la consiglio
come prima esperienza. Se vuoi invece fare viaggi lunghi in comodità, non è la moto che fa per te. Ti saluto qui dalla Royal Enfield Himalayan.